Checco, buongiorno. Ciao. Senti, io ho inquadrato il tuo salto in bocca, ma oggi non parliamo di cucina, parliamo di turismo invece, di turismo a Pistoia. Turismo a Pistoia e diamo del lavoro, più che altro, in un momento come questo c'è da guardare e dare del lavoro, e il turismo porta lavoro. E secondo me è una delle poche possibilità, oltre alle piante, allo stile di bike, c'è tante altre belle cose, non in moto, E il turismo però è importante, però io volevo parlare oggi del turismo per la nostra montagna pistoiese, che è tantissimi anni che è in crisi, però mi voglio dire una cosa che l'ho detta tantissime volte a tanti personaggi di tutta la montagna, ristoratori e anche a sindaci, non so di dove, perché sono venuti a mangiare e non sono stato mai preso in considerazione. Ora vi voglio parlare della Vetone. Domenica scorsa ho letto sui giornali che è stata fatta una gara di una gara di mountain bike, di biciclette, non so, è arrivato un sacco di quella gente che sono rimasti tutta a bocca aperta, mi parlano che era tutti i piazzali pieni, che era tutto completo, perciò questo sta a dimostrare che si può fare anche un turismo in un momento senza la neve per la nostra montagna. E che cosa consiste? Consiste di creare nelle zone giuste, senza disturbare la gente, delle piste per mountain bike, per i quad, e organizzare delle zone giuste per le moto, non me ne intendo, c'è mille tipi di moto per viaggiare, delle gare, e queste gare portano tutte le domeniche, ma alle gare a livello internazionale o mondiale addirittura, perché le possibilità nella nostra montagna ci sono, e queste ci sono veramente, trovando il posto giusto, e portano migliaia di persone, queste portano veramente gente, è inutile voler sfruttare la montagna in altre maniere. E poi, dato che ci siamo, volevo dire anche, qui ero qualche giorno, mi tirerò una coltellata poi, però la devo dire, che non è stato mai fatto aggiornamenti in tutta la montagna pistoiese. Potrei dire il nome di un ristorante o due soli che sono aggiornati, non lo dico per rispetto per gli altri, però ci vuole un ringiovanimento generale della cucina, perché siamo rimasti sempre con la solita salerina, si piglia il sale da una parte e il pepe da un'altra con le mani, e la solita caraffa di 30 o 40, il voler conservare della montagna pistoiese, che tutto però deve avere un limite, bisogna ora riaggiornare. E che cosa mi è venuto in mente? Partendo da Pistoia, arrivando alla Vetone, e riallacciandomi al discorso di Toscana in bocca, creare ogni 5 km circa di quelle belle casette prefabbricate di legno, casine che sono 20-30 metri, non importa, fare grosse cose, e in ogni casettina metterci, per esempio, a partire da Pistoia e arrivare alla Vetona, ogni 5 km, 3-5 km si può trovare una piazzola, si può trovare benissimo, uno che ti vende il salame, il prosciutto fatto a mano con del pane buono cotto a legna. E fa sempre quello, ma fatto bene, con personale specializzato, non delle persone a caso. Un altro dopo qualche chilometro che ti fa i panini con lampredotto, un altro dopo ti fa i necci, un altro dopo ti fa i migliacci, un altro dopo ti cuoce le trote dell'alimentra, un altro ancora ti fa le patate della montagna pistoiese fritte nell'olio d'oliva buono, no? Le patate congelate. E andare avanti così con tutte queste idee fino in cima alla montagna. Credo che si vuole dare lavoro a tanta gente, la spesa, anche se uno lo mette da solo, le autorizzazioni, credo non sarebbe una spesa milionaria, e questo porterebbe il turismo e fermerebbe tutta la gente che girano per... creerebbe un itinerario culinario, ma vero, non un itinerario fatto a caso, che la gente si ferma apposta a mangiare queste specialità locali. Allora, diamoci da fare e badiamo se si fa qualche cosa. La montagna pistoiese può essere una risorsa, secondo me, se deve cambiare un po', deve ringiovanire, e ripeto, come prima, le iniziative di queste gare, tutte le motociclistiche e ciclistiche di tutti i generi a livello nazionale e mondiale, ve ne assicuro che ho vissuto delle esperienze, portano tante di quella gente che non ci si immagina neanche, e tutti consumano anche. Senti, ne hai parlato prima, la Toscana in bocca, vi siete trovati 20 amici ristoratori, forse di più, e avete organizzato un evento in un modo nuovo, in un posto diverso, però mettendo a tavola 25.000 persone nella tradizione toscana e pistoiese. Ecco, ma può essere questa un'idea per lanciare Pistoia nell'enogastronomia e nel turismo? Io questa idea che vi sto dando ora è un'idea per la montagna, porta un sacco di gente, io ci credo proprio a questa idea. Ma ora cosa mi dici se si parte ora e si va a San Marcello, alle Vetone, cosa? Dove ci si ferma? Ma c'è un uomo o due e basta, come fermare a mangiare, sono tutti scarichi, tutti spenti, locali tutti tristi.
turisti e non c'è niente. Allora diamoci da fare, inventiamo qualche cosina, alziamo tacchi. Toscana in Bocca è stato l'esempio, tutti in gruppo, e poi siamo un po' vicini commercianti, poi siamo un po' più uniti, non importa se quella accanto fa una cosa buona, facciamola meglio noi, così si crea un po' di più tutti, andiamo avanti, se no non si combina nulla e si rimane sempre qui. Bene, Francesco Buciani, o Checco per gli amici e per i clienti. Ciao, a presto, Checco.